Ok, siamo partiti. No, no, al contrario, al contrario. Ah, lo devo vedere io. Mi si vede ora? Ci sei? Vai. Si vede? No. Questo è il mio furgone, marcio. È quello che è andato a Roma. Ci si è mezzo fuso il motore, è uscito l'olio, però a Roma ci siamo arrivati perché siamo andati giù di notte, quindi. Non mi hanno beccato, mi hanno legato alle 3 del pomeriggio i pizzardoni, mi aspettavano in piazza. Andiamo. Prima a Rudy facciamo vedere questo schifo, come hanno distrutto Marina di Massa e cosa sarà il nostro futuro. Siamo a maggio, dovrebbe esserci piena stagione. Questa è Marina di Massa. Guardate che schifo. Fammi vedere la visuale, se si vede bene. Sì, andiamo Rudy. Vieni, vieni dietro di me. Questa è la passeggiata di Marina di Massa. Punto cardine, sempre pieno. Siamo a maggio, guardate come ci hanno ridotto. Guardate questo governo di merda, queste... bastardi zecche comuniste come ci hanno ridotto. Comunisti di merda, loro sono solo comunisti di merda, pidioti, 5 stalle, un governo di comunisti di merda che distruggono la libera impresa. Andiamo. Così oggi, aprite i giornali. Confcommercio, 420.000 posti di lavoro già in meno, 270.000 aziende che non riaprono. Numeri, scientifico. Fatti, non parole come quello stronzo di Giuseppe che racconta balle, ogni giorno balle, il decreto di maggio ad aprile, il decreto di aprile a maggio, cazzate, andiamo, la realtà, vediamo la realtà, andiamo. Guarda, giriamo, questa invece è la strada principale, il punto di passaggio principale di Marina di Massa, guardate come l'hanno ridotta questi bastardi che sono al governo, vai, riprendi, vieni. Non c'è un tavolino fuori, non c'è una macchina, non c'è nessuno che entri dentro un bar, non c'è nessuno. Questa è Marina di Massa, le città post-apocalittiche che è del West. Avete in mente quelle abbandonate nel Far West? Ok, andiamo. Prendi, andiamo qua. Questa è Marina di Massa. Il cazzaro, no? Che ha promesso che aiutava tu. Guardate come ci ha ridotto. Questa è Marina di Massa. Andiamo, guardiamo la piazza. Questa è la piazza Betti, piazza principale. Andiamo. Un po'? Si può ridurre una città in queste condizioni? Quanto siamo? Sì, okay. Bene. È una cosa spettrale. Se non lo riprendo non ci credo. Andiamo. Non c'è nessuno in tutta la piazza. Nessuno. Forse i carabinieri che fanno il loro lavoro, ma non c'è nessuno. Andiamo. No, voglio dire, la passeggiata di Marina di Massa, sul lato e sull'altro, tutte le attività chiuse, non c'è neanche la banca è chiusa, anche la banca apre 2 giorni alla settimana, andiamo. Ci ha ridotto così questi comunisti di merda che ci governano, Giuseppe, ci ha ridotto così. Questa è l'Italia di questo governo di merda. E poi voi non tirate fuori i coglioni, non ce l'avete perché siete donnicciole, non ce l'avete i coglioni. Forza, guarda di là. State a aspettare seduti in poltrona a mangiare le pizze e le patatine. Ok, ora andiamo. Questo è il mio locale. Questa è la famosa Perla. Un locale che è qua da 70 anni. Occupa la piazza centrale, la postazione migliore sulla piazza. È un gioiello questo locale. Costato 250.000 euro in 10 anni di 6 anni di sacrifici. Andiamo. Questa è la Perla. Tutto chiuso, sigillato chiaramente. Inquadra. Inquadra bene, avvicinati. Avvicinati. Ok, andiamo. Questa è la Perla. Dove già prima della chiusura inquadra i cartelli, avevano dovuto scrivere le cabine qua, se no non si vede bene. Inquadra i cartelli del cazzo che avevano fatto scrivere loro per un virus che non esiste. Che Bill Gates ha registrato il vaccino nel 2014. Nel 2014 aveva già registrato il vaccino, vediamo. La desolazione, guardate la desolazione, guardate la città come desolata. Vieni. Questo è il Deor. Il
Dehors chiuso e abbandonato in queste condizioni dall'11 di marzo. Guardate bene, vieni vicino, riprendilo dentro. Dehors nuovo, fatto ora, divani nuovi, poltrone nuove, soldi. Ok? La desolazione. Viene da piangere a vedere questo spettacolo qua, perché nessuno fa, pochi fanno il mio lavoro, pochi mi possono capire. Riprendi qua e riprendi ancora la piazza, il vuoto totale, tutte le attività chiuse. Andiamo. Entriamo dentro il locale, no? È desolante, è una cosa che bisogna farglielo vedere. Oh. Bene, entriamo nel locale. Inquadra il locale per bene, fa vedere com'è. È un locale bellissimo questo qua, l'ho appena ristrutturato. Vieni dietro, poi ci sediamo nella poltrona. Qui ci ho impiegato, per tirare su questo locale ci ho impiegato 3 anni, lavorando di notte, in mezzo ai casini, tossici, puttane, spacciatori presi a pattoni e buttate fuori a calci, marocchini che facevano i gradassi qua fuori, che non ci difendeva nessuno, solo botte che gli ho dovuto dare io per togliermi dal cazzo. Perché poi questa è l'Italia che difende gli spacciatori, difende gli extracomunitari, a noi ci va il culo. Guarda, mega schermo, investimenti da centinaia di migliaia di euro, questo che non... sacrifici di una vita intera. Ma poi è troppo bello questo locale, andiamo. Ora vi faccio vedere il primo di tutto il locale per capire come diventerà. Andiamo. Vieni, inquadra di qua. Vieni. Un locale prestigioso. È la storia di Marina di Massa, si chiama La Perla. Prima si chiamava Moulin Rouge, la storia di Marina di Massa. Quanto siamo di tempo? 16, quasi 17 minuti. No, 6 minuti e 6 minuti e 5. Guardiamo di qua, guarda. Inquadra questo locale, inquadralo per bene da questa prospettiva. Perché poi dobbiamo contare i tavolini, i divani che devo togliere, smostrare un locale. Andiamo. 7 minuti. Va bene, vai avanti. Poi ci sediamo e parliamo. Questo è l'ultimo angolo che avevo creato ora. Venite a vedere, vieni, l'avevo fatto ora. Stavo finendo di ristrutturare questo angolo con i divani Chester. Soldi, 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 soldi. Ok, cucina nuova, spettacolare, a norma. Uno spettacolo di locale. Vieni. Meno male che ci lavora solo una persona e non ci saranno problemi per la cucina. Se no, altrimenti dovevamo avere anche problemi sulla cucina. Andiamo, guardate il banco di questo locale, guardate che spettacolo che è, inquadra di qua, inquadra le bottiglie, centinaia, migliaia di euro di investimento fermi da 3 mesi, me li dà Giuseppe col cazzo ci dai soldi Giuseppe, guarda il bancone, vieni di qua, ecco, questo è il disastro, si inquadra di qua. E poi vi faccio un conto di quanto è costato questo locale. Allora, guardate bene la collocazione dei tavoli, delle poltrone, perché poi ogni 25 metri ci va un tavolo. Andiamo, vieni. Che ci andiamo a sedere, facciamo una discussione leggendo il giornale, le cazzate che scrivono stamani. Allora, inquadra questa veranda. Questa veranda è 15 metri per 5, quindi sono 75 metri. Quindi qua si possono sedere su 46 circa 8 persone. Cioè ci sono 50 posti a sedere, ci si potranno sedere solo 8 persone. Avete capito? Ripeto, veranda, 50 posti a sedere, solo 8. Poi dentro. Andiamo. Ci sono circa 30 posti a sedere, calcolando la proiezione dei 2 più 2 a un lato all'altro, ci potranno stare 2, 4, 5, 6, 7, 7, 8 persone al massimo. Quindi siamo a 16 persone contro 80. Ok. Poi andiamo all'esterno perché non abbiamo ancora capito come sarà sta legge. Se ci saranno anche alle distanze dall'esterno, io all'esterno ho circa 100 posti a sedere, questo qua è un locale sempre pieno la notte.
Facciamo l'H24 con sacrificio dei miei dipendenti. È a Marco che passa qua tutta la notte. Guardate, H24, questo è il locale. Ciao. Qui ci sono circa 100 posti a sedere tra qua e là. Se viene rispettate le distanze, noi possiamo usare circa 30 posti, 20-25 posti. Quindi abbiamo un locale che conteneva 200 persone che ne può contenere 40. Partiamo da questo, guardate. Allora, un locale che potenzialmente poteva contenere 200 posti, ne tira al massimo 40. Questo è il primo ragionamento. Ora ci sediamo. Ok? Diamo il mio divano che mi piace da morire. Se ti siedi in poltrona e parliamo un po'. Vieni. Da dove mi inquadri bene. Di qua, siediti qua te. Ah. No, anzi, siediti qua che io parlo lì. Oh, mi si vede ora? No, no, che mi dici. Mi si vede? Allora. Di fronte ai mille sacrifici che noi stiamo facendo, dobbiamo sentire le cagate, le cazzate, le merdate che ogni giorno ci racconta questo governo di merdosi coglioni, bastardi, siete dei bastardi. Il 30 maggio invadiamo Roma e non ce ne andiamo fino a che non ve ne andate, bastardi. Bastardi, siete dei bastardi. Avete rovinato l'impresa italiana. Mille balle, vi diamo i soldi, vado in banca e non sanno manco più che cazzo è la tua parola. Giuseppe Merdoso, sei un merdoso sei. Allora, perché ora sono passati 3 mesi, io già vi giravano già i coglioni dopo un mese. Ora sono 3 mesi che stiamo fermi. Una baracca come questa costa 10.000 euro al mese tra affitto e bollette anche a tenerla chiusa. Me li dai te, faccia di merda di Giuseppe, i soldi. Brutto rotto in culo, figlio di una puttana, me li dai te? Testa di cazzo. Sei la testa di cazzo, gli italiani che dicono parla bene, non bestia. Andate a fanculo anche voi. Dovete andare a fanculo che voi, è il momento della rabbia, è il momento di andare a Roma, è il momento di mandarli via, via! Ci hanno rovinato e voi dite parla bene. Di un figlio di puttana parlo bene. Sua mamma era una gran puttana, se no un figlio scemo così non nasceva. Allora, apriamo il giornale. Tutto è cazzata, a parte che questo è l'organo di informazione del PC, del Partito Comunista, quindi difende loro, no? Allora, innanzitutto, che non conti un cazzo questo governo, lo si capisce dal fatto che le regioni possono fare quel cazzo che vogliono e ogni singolo comune può fare quel cazzo che vuole. Quindi, Zaia dice, nel Veneto niente distanze, nessun tavolino ogni 4 metri, decido io. Il leccaculo invece Rossi, questo essere infame Rossi, presidente della regione Toscana, ci scrive oggi: riaprire i locali, niente giornali nei bar. Oh testa di cazzo, che nei bar ci si va per leggere i giornali, i vecchietti fanno la fila, stronzi, perché non c'hanno un euro da comprare il giornale, stanno delle ore a leggere i giornali, teste di cazzo. Non avete capito un cazzo di cos'è un ristorante o un bar. E ci dice che in Toscana no. In Toscana lui preferisce aprire il primo. Ma chi cazzo sei? Ma chi cazzo ti caga? Ma chi cazzo rappresenti? Il popolo è un'altra cosa. Ti mandiamo via anche te a calci in culo. Speriamo di votare che ti togli dal cazzo. Ombrelloni a 5 metri. Ma avete capito? Cioè, se voi aprite ora, in questo momento, e mentre io parlo, le immagini della Croazia... È tutto aperto, senza distanze, porca troia, ci stanno prendendo per il culo. Vogliono far fallire l'Italia per regalarla alla Merkel e agli olandesi. Siamo un paese in svendita. Lo scopo è quello di far chiudere tutte le aziende e regalare questa Italia in liquidazione alla Merkel. Ok, quindi tu leggi il giornale, 5 metri di distanza agli ombrelloni. Sarebbe da farglielo mangiare a Giuseppe il giornale intero, così in bocca. Poi, dice che lui, Rossi, ha deciso che in Toscana apriamo il primo. Quindi, tutti gli altri governatori fanno di tutto per far riapertire le tue. Lui se ne sbatte il cazzo, tanto lui c'ha il culo al caldo, 10.000 al mese. Piglia 10.000 euro e la sua giunta di merda piglia 10 euro a testa. Quindi che cazzo vuoi che gliene freghi di noi altri?
L'apparato burocratico della sinistra in Toscana aiuta solo centri d'accoglienza extracomunitari. Degli italiani che cazzo volete? L'avete capito che PDOti e 5 Stelle sono il vecchio PC? PDOti e 5 Stelle insieme, Partito Comunista Italiano. Distruzione della microimpresa, solo assistenzialismo e aiuto agli extracomunitari, sostituzione etnica. Vogliono sostituire il popolo italiano con gli extracomunitari. Apriamo oggi, il giornale ci dice che la bigoncia, il bigoncione, la bella nuova, quella che fa il ministro con la terza media, che non sa dire una parola dietro l'altra, ha detto che lei è soddisfatta, perché nel decreto maggio, che sarebbe quello di aprile, ha ottenuto non solo la possibilità di mettere in regola o regolarizzare gli extracomunitari, quindi la preoccupazione di questo governo sono gli extracomunitari di merda, che il giorno che vinciamo noi li mandiamo a casa tutti, la liberiamo l'Italia, tutti a casa, andare fuori dai coglioni gli extracomunitari, gli italiani, diamo da mangiare agli italiani, non agli extracomunitari. Comunque, la priorità era sistemare gli extracomunitari, trovare i soldi per loro, per quelle facce di merda di extracomunitari. Qui ci sono Bellanova, Bigoncia, ci sono 300.000 aziende italiane che stanno chiudendo la fame al collasso. E te, stronza, vai a cercare i soldi per gli extracomunitari. La regolarizzazione, tutti a casa, compreso te, ti mandiamo in Africa, Bellanova, insieme a loro. E dice, continua a leggere, dice, rischio ricadute. Ma perché questi giornali di merda venduti al regime? Perché i giornali campano col contributo dell'editoria e tutti questi giornalisti leccaculo del potere sono costretti a scrivere le notizie a favore del governo perché sono pagati dal governo, lo Stato li paga, sono dipendenti pubblici i giornalisti, non sono indipendenti, campano col finanziamento pubblico per l'editoria. Ora, come possiamo fare a farvi spiegare che siamo alla fine? Che non ci sono più speranze. Avete visto cosa è diventata Marina di Massa? Ma credo così sia in tutte le altre città d'Italia. Noi dobbiamo reagire ora, dobbiamo reagire con forza. Non esiste nessun'altra data tranne che il 30 di maggio. Il 30 di maggio è l'ultima chiamata, dobbiamo essere 1 milione di persone a Roma, sotto quel palazzo di merda, quel palazzo di corrotti, quel palazzo di vigliacchi, quel palazzo che ha fatto fallire tutti noi. Dobbiamo essere a Roma e cacciarli da quelle posizioni, di cavargli la seggiola da sotto il culo da 20.000 euro e metterli a 600 euro al mese, gli diamo reddito a loro di cittadinanza. Tutti i politici devono campare col reddito di cittadinanza, perché non se ne accorgono, capisci? L'opposizione non esiste, l'opposizione è maestrata all'Europa. Noi dobbiamo il 30 di maggio essere là per due motivi. Uno, per liberarci da questi stronzi. Secondo, dal 30 di maggio, fondando un grande movimento popolare sulla piazza, testimoniare che c'è un'Italia che vuole uscire dall'euro e vuole uscire dall'Europa. Sovranità monetaria, sovranità nazionale, corrispondenza perfetta tra confini geografici e Stato. Nazione e Stato, somma dei confini geografici corrispondente alla somma delle istituzioni di un paese. Corrispondenza, basta di svendere l'Italia, noi non vogliamo diventare una provincia dell'Europa. È uno sfogo questo, ma ci siamo rotti il cazzo perché ogni giorno trovano un sistema. Ci stanno portando avanti per farci fallire, i miei amici commercianti che non capiscono una sega e vanno a raccogliere le firme. Ci si spazza il culo il governo con le vostre firme. Dovete venire a Roma il 30 di maggio, urlare insieme a noi, occupare Roma fino a che non se ne vanno. Non c'è più possibilità, non c'è un'altra alternativa. C'è solo quella. C'è solo quella. Io non so come spiegarlo. Deve essere il popolo che riconquista il potere. Dobbiamo creare un governo del popolo. Il popolo deve andare a Roma e cacciare lo Stato. È il popolo contro lo Stato. Nell'ora più buia della storia di questo paese siamo chiamati a una decisione. O si sta dalla parte del popolo o si sta dalla parte dello Stato. Lo Stato è corrotto. Lo Stato è criminale, libera i criminali, i boss della mafia condannati a 41 bis e li butta sul territorio perché non riesce a garantire la pace sociale in Italia. Dobbiamo mandare via questo governo che va a spendere 4 milioni di euro per liberare una terrorista sposata con un terrorista
vestita con la divisa tipica dei terroristi, ritorna in Italia con Rolex d'oro al polso e ci dice: ciao ciao, avete dato 4 milioni di euro a mio marito, ora me ne torno in Africa. Una presa per il culo, perché 4 milioni di euro diviso per 700 bar o ristoranti erano i 600 euro di bonus. Ma lo volete aprire quel cervello di merda che avete? Ma volete fare questa rivoluzione? Ma vi volete muovere invece di dire no? Ma io, ma cosa state a fare seduti? Tra poco avrete finito i soldi, non ci sarà ripresa, perché l'avviamento delle attività con gli stessi costi d'esercizio, senza un finanziamento pubblico, senza aiuti, come si stanno facendo fare, che riduce a un quarto le potenzialità, non ci sarà avviamento. E ci manderanno i controlli, i NAS, l'ispettorato, tutti i momenti, che io li piglio a calci in culo stavolta. Come mi entra nel locale, proprio a zampate nel culo li butto fuori. La giustizia me la faccio da sola, visto che lo Stato è criminale di merda. L'ultima chiamata è il 30 di maggio. Non esiste un'altra data per liberare l'Italia. È il 30 di maggio. Il 30 di maggio, il 30 di maggio, il 30 di maggio in piazza Montecitorio. Ripeto, l'ultima chiamata è il 30 di maggio. Dovete venire in piazza con noi il 30 di maggio, con tutte le associazioni, i movimenti liberi, liberi dai partiti che vogliono fare una rivoluzione per il popolo. Non esiste un'altra data. Noi non vogliamo contatti o mescolanze con apparati militari, militari, servizi deviati dello Stato, gente che è stata messa lì dallo Stato per comprimere la rivoluzione, perché raccolgono firme, fanno cazzate. Noi vogliamo il potere, non vogliamo stare ancora sotto questo governo. A noi non ci interessa di prendere e portare 1 milione di persone a Roma per fare l'accordo con lo Stato. Fuori loro, fuori il lozzo, fuori il lozzo, come direbbero a Carrara. Ok? Se ne vanno loro e restiamo noi. Quindi nessun generale, nessun corpo d'armata, nessuna istituzione, nessun servizio deviato dello Stato, nessun infiltrato, nessuna organizzazione parastatale, è il popolo contro lo Stato. Il 30 di maggio scendete in piazza insieme a noi, a Roma, 30 di maggio, piazza Montecitorio, l'ultima chiamata, non esiste un'altra data. L'ultima prova d'appello e l'unica rivoluzione popolare si fa a Roma, il 30 di maggio, in piazza Montecitorio. Se volete salvare l'Italia, se volete salvare voi stessi, se volete dare una speranza ai vostri figli, al nostro paese, se avete un minimo di patriottismo e non volete che l'Italia diventi ostaggio della Merkel e dell'Europa. Italia fuori dall'euro, Italia fuori dall'Europa, moneta, ribattiamo la lira, facciamo una rivoluzione interna, prendiamo il controllo di questo paese e mandiamo a casa questa banda di bancarottieri, stronzi, ladri, assassini che ha distrutto il nostro paese. Blocca col rosso.